Iniziamo il cammino della Quaresima. Esso si apre con le parole del profeta Gioele, che indicano la direzione da seguire. C'è un invito che nasce dal cuore di Dio, che con le braccia spalancate e gli occhi pieni di nostalgia ci supplica: ritornate a me con tutto il cuore. Ritornate a me. La Quaresima è un viaggio di ritorno a Dio. Quante volte, indaffarati o indifferenti, gli abbiamo detto: Signore, verrò da te dopo, aspetta. Oggi non posso, ma domani forse comincerò a pregare e a fare qualcosa per gli altri. E così un giorno dopo l'altro, no? Ora Dio fa appello al nostro cuore. Nella vita avremo sempre cosa da fare e avremo scuse da presentare. Ma fratelli e sorelle, oggi è il tempo di ritornare a Dio. Ritornate a me, dice, con tutto il cuore. La Quaresima è un viaggio che coinvolge tutta la nostra vita, tutto noi stessi. È il tempo per verificare le strade che stiamo percorrendo, per ritrovare la via che ci riporta a casa, per riscoprire il legame fondamentale con Dio, da cui tutto dipende. La Quaresima non è una raccolta di fioretti, e discernere dove è orientato il cuore. Questo è il centro della Quaresima. Dove è orientato il mio cuore? Proviamo a chiederci: dove mi porta il navigatore della mia vita? Verso Dio o verso il mio io? Vivo per piacere al Signore o per essere notato, lodato, preferito, al primo posto e così via? Ho un cuore ballerino che fa un passo avanti e uno indietro, ama un po' il Signore e un po' il mondo, oppure un cuore saldo in Dio? Sto bene con le mie ipocrisie o lotto per liberare il cuore dalle doppiezze e dalla falsità che lo incatenano? Il viaggio della Quaresima è un esodo. È un esodo dalla schiavitù alla libertà. Sono 40 giorni che ricordano i 40 anni in cui il popolo di Dio viaggiò nel deserto per tornare alla terra di origine. Ma quanto fu difficile lasciare Egitto. È stato più difficile lasciare l'Egitto del cuore del popolo di Dio che lasciare l'Egitto, il popolo, quando fuggì. Quell'Egitto che portavano sempre dentro. È molto difficile lasciare l'Egitto. Sempre durante il cammino c'era la tentazione di rimpiangerne le cipolle, di tornare indietro, di legarsi ai ricordi del passato, a qualche idolo. Anche per noi è così. Il viaggio di ritorno a Dio è ostacolato dai nostri malsani attaccamenti, è trattenuto dai lacci seducenti dei vizi, dalle false sicurezze dei soldi e dell'apparire, dal lamento vittimista che paralizza. Per camminare bisogna smascherare queste illusioni. Ma ci domandiamo: come procedere allora nel cammino verso Dio? Ci aiutano i viaggi di ritorno che la parola di Dio ci racconta.
Guardiamo al figlio prodigo e capiamo che pure per noi è tempo di ritornare al Padre. Come quel figlio, anche noi abbiamo dimenticato il profumo di casa. Abbiamo dilapidato beni preziosi per cose da poco e siamo rimasti con le mani vuote e il cuore scontento. Siamo caduti. Siamo figli che cadono in continuazione. Siamo come bimbi piccoli che provano a camminare ma vanno in terra e hanno bisogno di essere rialzati ogni volta dal papà. È il perdono del Padre che ci rimette sempre in piedi. Il perdono di Dio, la confessione, è il primo passo del nostro viaggio di ritorno. Ho detto la confessione, mi raccomando ai confessori, siate come il Padre, non con la frusta, con l'abbraccio. Poi abbiamo bisogno di ritornare a Gesù, di fare come quel lebbroso risanato che tornò a ringraziarlo. In 10 erano stati guariti, ma lui solo fu anche salvato, perché era tornato da Gesù. Tutti abbiamo delle malattie spirituali. Da soli non possiamo guarirle. Tutti abbiamo dei vizi radicati. Da soli non possiamo stirparli. Tutti abbiamo delle paure che ci paralizzano e da soli non possiamo sconfiggerlo. Abbiamo bisogno di imitare quel lebbroso che tornò da Gesù e si buttò ai suoi piedi. Ci serve la guarigione di Gesù, serve mettergli davanti le nostre ferite e dirle: Gesù, sono qui davanti a te, con il mio peccato, con le mie miserie. Tu sei il medico. Tu puoi liberarmi, guarisce il mio cuore, guarisce la mia lebbra. Ancora, ti chiede la parola di Dio ritornare al Padre, ti chiede di ritornare Gesù, e ancora siamo chiamati a ritornare allo Spirito Santo. La cenere sul capo ci ricorda che siamo polvere e in polvere torneremo. Ma su questa nostra polvere Dio ha soffiato il suo spirito di vita. Allora non possiamo vivere inseguendo la polvere, andando dietro a cose che oggi ci sono e domani svaniscono. Torniamo allo Spirito, datore di vita. Torniamo al fuoco che fa risorgere le nostre ceneri. A quel fuoco che ci insegna a amare. Saremo sempre polvere, ma come dice l'inno liturgico, polvere innamorato. Ritorniamo a pregare lo Spirito Santo, riscopriamo il fuoco della lode che brucia le ceneri del lamento e della rassegnazione. Fratelli e sorelle, questo nostro viaggio di ritorno a Dio è possibile solo perché c'è stato il suo viaggio di andata verso di noi. Dal contrario non sarebbe stato possibile. Prima che noi andassimo da Lui, Lui è sceso verso di noi, ci ha preceduti, ci è venuto incontro. Per noi è sceso più in basso di quanto potevamo immaginare. Si è fatto peccato, si è fatto morte. E quanto ci ha ricordato San Paolo, colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore. Abbiamo sentito.
per non lasciarci soli e accompagnarci nel cammino è sceso dentro al nostro peccato, alla nostra morte. Ha toccato il peccato, ha toccato la morte nostra. Il nostro viaggio allora è un lasciarci prendere per mano. Il Padre che ci chiama a tornare è colui che esce di casa per venirci a cercare. Il Signore che ci guarisce è colui che si è lasciato ferire in croce. Lo Spirito che ci fa cambiare vita è colui che soffia con forza e con dolcezza sulla nostra polvere. Ecco allora la supplica dell'Apostolo: lasciatevi riconciliare con Dio. Lasciatevi riconciliare. Il cammino non si basa sulle nostre forze. Nessuno può riconciliarsi con Dio con le proprie forze. No, non può. La conversione del cuore con i gesti e le pratiche che la esprimono è possibile solo se parte dal primato dell'azione di Dio. A farci ritornare a Lui non sono le nostre capacità e i nostri meriti da ostentare, ma la Sua grazia da accogliere. Ci salva grazia. La salvezza è pura grazia, pura gratuità. Gesù ci ha detto chiaramente nel Vangelo: a rendersi giusti non è la giustizia che pratichiamo davanti agli uomini, ma la relazione sincera con il Padre. L'inizio del ritorno a Dio è riconoscersi bisognosi di Lui, bisognosi di misericordia, bisognosi della Sua grazia. Questa è la via giusta, la via dell'umiltà. Io mi sento bisognoso o mi sento sufficiente? Oggi abbassiamo il capo per ricevere le ceneri. Finita la Quaresima, ci abbasseremo ancora di più per lavare i piedi dei fratelli. La Quaresima è una discesa umile dentro di noi e verso gli altri. E capire che la salvezza non è una scalata per la gloria, ma un abbassamento per amore. E farci piccoli. In questo cammino, per non perdere la rotta, mettiamoci davanti alla croce di Gesù e la cattedra silenziosa di Dio. Guardiamo ogni giorno le sue piaghe. Le piaghe che Lui ha portato in cielo e fa vedere il Padre tutti i giorni nella sua preghiera di intercessione. Guardiamo ogni giorno le sue piaghe. In quei fori riconosciamo il nostro vuoto, le nostre mancanze, le ferite del peccato, i colpi che ci hanno fatto male. Eppure proprio lì vediamo che Dio non ci punta il dito contro, ma ci spalanca le mani. Le sue piaghe sono aperte per noi e da quelle piaghe siamo stati guariti. Baciamoli e capiremo che proprio lì, nei buchi più dolorosi della vita, Dio ci aspetta con la sua misericordia infinita, perché lì, dove siamo più vulnerabili, dove ci vergogniamo di più, Lui è venuto incontro. E ora che Lui è venuto incontro, ci invita a ritornare a Lui per ritrovare la gioia di essere amati.